Buonasera, sono Gisella Bertini e vi do il mio benvenuto a questo nuovo incontro di presentazione di MVP, una grande storia italiana di Massimo Schieroni, che ringrazio per aver scelto Beima come editore del suo libro e per avermi così permesso un viaggio nel tempo. Fin dai primi anni 70 sono stata personalmente testimone dell'affermazione dell'industria dell'impermeabilizzazione e in particolare dal 1976 con la fondazione della rivista Impermeabilizzare siamo stati l'espressione del progetto di comunicazione del settore con eventi, congressi, pubblicazioni. Un'attività dedicata che continua ancora oggi con la rivista specializzata, con il portale Edilizia in Rete e la newsletter settimanale di aggiornamento. All'incontro di oggi Massimo Schieroni ha voluto invitare chi è in grado di portarci una testimonianza diretta della nascita di questa industria: Fabrizio Cannepele, Giorgio Pasetto, Augusto Golini, Natalino Zanchetta, ai quali do il mio benvenuto e che ringrazio per le tante occasioni di lavoro comune e per aver condiviso un'esperienza entusiasmante. L'incontro di oggi, come tutti i webinar in programma, verrà pubblicato su www.membranebitumepolimero.it, la piattaforma dedicata a MVP, una grande storia italiana, come luogo di condivisione e dibattito, archivio di documenti originali, proiezione verso il futuro. Do ora la parola a Massimo Schieroni e vi auguro un buon ascolto. Va bene, grazie, grazie Gisella, grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Innanzitutto ho visto così il successo, che, non il successo, ma l'accoglimento favorevole, almeno da parte delle persone con cui parlo. Io penso di estendere poi a tutti i veri protagonisti della storia, di coinvolgerli più o meno tutti quanti, poi se ci darai la possibilità di fare altri webinar e se ce ne sarà la possibilità. Io comunque oggi sono rappresentati, dovevano essere rappresentati almeno quelli che sono seguiti all'invenzione, al decennio dell'invenzione delle membrane bitume polimero, perché evidentemente i pionieri, dei pionieri c'è solo più Romolo Gorgati e con lui ci riserviamo lo riserviamo per il finale, ma magari con altri a cui ho dedicato la nomination degli Oscar. Adesso vedremo nella notte degli Oscar magari di convocare questi. Comunque, volevo dire, di questo webinar dovevano essere quelli degli anni, diciamo, degli anni 70, dall'inizio alla fine, quelli che hanno fatto la storia in quel periodo lì. E quindi chi meglio di Fabrizio Cannepele, che ha vissuto il periodo con l'ingegner Breitner, l'Erwino, l'inventore della membrana BTUMP, riconosciuto da tutti come l'inventore della membrana MBP o MBDP, se vogliamo dirla meglio, precisarla meglio. Poi avevo coinvolto Angiolino Novi, come risulta dal tableau, ma Angiolino Novi non si sentiva bene perché ha avuto dei problemi di vista e quindi all'ultimo ha declinato. Ho pensato allora, pensando sempre a chi ha vissuto coi pionieri, ho pensato alla famiglia Zanchetta e io, tra l'altro, ho avuto la fortuna ancora di sentire Romano perché l'ho intervistato telefonicamente. Era insieme alla Gianna e a un altro della famiglia Zanchetta. E dunque, allora ho pensato, visto che Giovanni era particolarmente impegnato, ho pensato di fare lo scoop e di contattare Natalino, a cui dovevo già un contatto durante le fasi di estensione del libro, che ha accettato l'invito, come dice Maria De Filippi, ed è qui con noi. E a lui chiederemo. Angioino Novi doveva fare una testimonianza sulla sua esperienza in Montedison e in Enichem Elastomeri quando studiava cosa fare della pipì, cosa farne, ed era per caso capitato nel settore bitume, lì poi si era innamorato ed era poi entrato a collaborare con la Novi. Zanchetta invece ci parlerà evidentemente, è venuto un po' dopo, non so esattamente quando abbia annusato il bitume per la prima volta, ma dovrebbe parlarci, è stato molto importante nell'esperienza americana, dovrebbe raccontarci le sue prime esperienze con il bitume e in particolare che cosa ha trovato in America. Poi vorrei far parlare Giorgio Pasetto, che è partito in Gedaco alla fine degli anni 70, credo, e lì ha trovato
un imprenditore Covassi che voleva fare le membrane bitume polimero, ma non sapeva da che parte cominciare, e ha cominciato con lui in Gedaco a far, poi ha avuto la sua esperienza poi imprenditoriale dopo. Per ultimo, Ugolini, che dovrebbe finire verso mezzanotte, ve lo dico già prima, perché ha preparato tutta una relazione sulla sua vita nel settore delle membrane bitume polimero, però quando a un certo punto si caleranno le tenebre, spegneremo il computer e lo lasceremo. Va bene, pure. Ho finito l'introduzione scherzosa e passo la parola a Fabrizio. Bene, grazie dell'invito, soprattutto saluto un ciao a voi e soprattutto un buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. Molti credo che mi conoscano, perché 48 anni di membrane, insomma, non sono pochi. Insomma, quelli che non mi vedono da un po' di tempo, parto dalla fine dicendo che io oramai sono un cittadino brasiliano, vivo in Brasile e in questo momento mi occupo di costruzione di capannoni per logistica. Quindi sono in questo momento là, un po' lontano dalle membrane. Ma l'argomento è certamente quest'uomo meraviglioso che era Ervino Breiter. Vorrei però arrivarci a lui attraverso... noi stiamo facendo una storia dei protagonisti, quindi in realtà non ci sarà nessun argomento tecnico, e quindi io vorrei arrivare a Ervino Breitner attraverso una premessa fatta dalla mia famiglia. Noi siamo una famiglia trentina, tutti trentini, nonno, papà, io e anche i miei due figli, quindi tutti nati a Trento. Negli anni 50 il mio nonno, proprietario delle cave di Porfido in Trentino, l'aveva come attività quella proprio di fare pavimentazione stradale, e quindi ha messo quel Porfido nelle città di Trento e Bolzano, mentre mio papà con due fratelli partiva e andava in Sud America. È importante questo passo, lui è partito e è andato in Sud America, siamo rimasti tutti gli anni 50 là, io avevo un anno di età, e siamo ritornati poi nel 61-62. Qui cominciamo la nostra esperienza legata all'impermeabilizzazione. Perché? Perché papà apre uno stabilimento e comincia a costruire caldaie. La fabbrica si chiama Cami, credo che non esista un applicatore di membrane in Italia che non abbia avuto una nostra macchina. Eravamo unici produttori, non avevamo concorrenti, e quindi il mercato dell'applicazione delle membrane, dell'applicazione dell'impermeabilizzazione lo conoscevamo molto bene. Perché arriviamo a vetro asfalto? Non è che ci arriviamo casualmente. Alla fine degli anni 60 avevamo notato la presenza di un prodotto nuovo, quindi il 70, un prodotto nuovo chiamato Viapol. Era il nostro più grande concorrente. Noi non avevamo concorrenti di aziende che facevano caldaie. In realtà il prodotto Viapol sarebbe stato poi il prodotto che ci avrebbe tolto il mercato delle nostre macchine, quelle che poi fondevano il bitume ossidato per fare le impermeabilizzazioni multistrato. Quindi devo dire che il contatto con Ervino Breitner e l'acquisto poi di vetro asfalto era una cosa già annunciata. È stata una cosa molto, molto veloce, perché abbiamo trovato le due persone coinvolte, mio padre e Breitner, erano già preparati a questa evenienza. Breitner non avrebbe mai venduto la sua vetroasfalto e il suo Viapol a un concorrente. Non che non stimasse i concorrenti, ma era estremamente geloso. E evidentemente mio papà, che invece veniva da un settore completamente diverso, metalmeccanico, era la persona adatta. Chi gelosia, poi... Scusami, la gelosia è descritta nel libro con una... Sì, ma tutto... particolare incontro con Gorgati in cui... Ma certo, era così proprio, era molto geloso. Lui fra l'altro partecipava alle vostre riunioni in Federchimica, io non c'ero ancora, e vi definiva i pegolari, perché il friulano, lui era un friulano, e diceva: io oggi ho la riunione con i pegolari, perché poi la pece veniva proprio da pece, no? Quindi il perno però di questa conclusione, di questo affare nell'acquistare vetroasfalto, è molto legato alla mia persona, perché dopo molti anni di Brasile e di Sud America, mio papà non aveva nessuna intenzione di trasferirsi a vivere a Milano per prendersi in mano vetroasfalto. Quindi, su anche suggerimento di Ervino Breitner, lui ci aveva fatto la promessa che sarebbe rimasto con noi 2 anni e mi avrebbe formato. Quindi lui voleva il giovane Fabrizio con lui, per me aveva quasi la figura di uno zio, eravamo molto, molto uniti io e lui.
Comunque, viene organizzata una cena in casa di amici, i due si conoscono, fissano poi degli appuntamenti successivi all'inizio del 74 per approfondire argomenti più tecnici, e il primo di aprile, un giorno che ricordo perfettamente del 74, firmano un preaccordo di cessione da parte di Breitner della vetroasfalto a noi. Pensate che l'8 di aprile io ero già a Milano ed ero già in vetroasfalto a lavorare. Come era entrato in vetroasfalto? Perché lui voleva vendere, Breitner aveva questo aspetto, che era un po' indeciso in alcune cose, soprattutto quelle commerciali. Era un grande tecnico, ma poi si perdeva sugli aspetti sentimentali. Lui voleva vendere, ma non voleva poi alla fine che lo sapessero che aveva venduto. Quindi mi presenta all'azienda come figlio di un suo amico che era stato invitato da lui per farsi esperienza. Quindi pensate, io arrivo in vetroasfalto come un illustre sconosciuto, sono il proprietario, ma un illustre sconosciuto, e mi dice: guarda, devo formarti, quindi cominci dall'ABC, 6 mesi di laboratorio. Pasetto, è dura, 6 mesi di laboratorio. Mi ha costretto a rimanere 6 mesi in laboratorio a fare prove, provette e a occuparmi evidentemente di produzione. Durante questo periodo, è stato il periodo più attivo, più forte del contatto mio con lui, e lì io ho saputo tutto di vetroasfalto. Lui era un dirigente di Gamma Ruberoide, lavorava per la Gamma Ruberoide, ne è uscito perché aveva cercato di convincere i proprietari di Ruberoide all'utilizzo del velo di vetro al posto del cartonfeltro, ma non era stato sentito, e allora a questo punto, arrabbiato, era uscito e aveva costituito e creato Vetroasfalto nel 1939, la chiamata Vetroasfalto proprio perché all'asfalto avrebbe poi usato come supporto, come strutturante, il velo di vetro. Dopo la guerra lui ha cominciato a fare anche lui dei veli vetri bitumati, ma finché nell'inizio degli anni 60 era venuto a contatto con alcuni campioni di questo polimero atattico, ne ha avuto un'intuizione molto buona e ha cominciato in laboratorio a creare questo gel. Lui lo chiamava gel, cercava un gel per questo. Pensate che in quegli anni ha dovuto praticamente costruirsi tutto, non aveva neanche un'idea di come avrebbe potuto produrre, fondere l'atattico e preparare, e quindi creare membrane bituminose. E l'atattico a suo tempo era un prodotto che veniva venduto in pani, e non era di difficile taglio, quindi non poteva essere manipolato molto fuori dalla produzione. Quindi lui ha avuto l'intuito di farsi, forse unico, perché il settore poi non lo ha seguito, quello di fondere tutta la parte polipropilenica in grandi fusori, quindi senza mescolarli all'olio. Praticamente il veicolo della fusione era l'olio diatermico e non più il bitume. Il grande vantaggio che aveva è che aveva un po' verticalizzato la produzione. Per questioni di spazio, il fatto di avere sempre una grossa quantità di polimero disponibile, liquido il polimero, liquido il bitume, la mescolazione era estremamente rapida. Questo era il grande vantaggio. Lui riusciva a trasformare e a creare il contenuto, il gel, per farsi le membrane bituminose, le trasformava in poco più di un'ora, perché oltre a questa splendida idea, ne ha avuta un'altra che il settore oggi credo che il settore piacerebbe molto, ma che non fa, è che lui, la parte del filler, lui la riscaldava con l'ultima emissione di bitume attraverso cocle, quindi non aveva problemi di polverosità. Stiamo parlando degli anni 70, non di oggi, dove abbiamo aspiratori, abbiamo impianti modernissimi, eccetera. Quindi non aveva assolutamente problemi ambientali, e soprattutto aveva il grande vantaggio che il filler arrivava praticamente in temperatura all'interno del gel, e con questa, con una enorme velocità in termini di tempo, riusciva ad avere la mescola pronta, insomma. Quindi era un uomo molto, molto chiuso, estremamente legato al suo prodotto. Lo definirei una
uno specialista anche meccanico. Lui era chimico, ma in realtà si intendeva molto di meccanica. E quindi il suo mondo era proprio quello del gel, della preparazione del prodotto, che col coinvolgimento evidentemente di aziende che lo aiutavano da un punto di vista proprio impiantistico. Amava la musica classica perché nei periodi era un uomo che non era sposato, credo che avesse perso la moglie, viveva solo, molto solo. E quindi io quando andavo a visitarlo a casa sua sentivo sempre della musica classica, insomma, una persona che riposava in questo senso, ma sempre con un famoso block notes dove lì disegnava continuamente rulli raffreddati, mi spiegava poi che il giorno successivo sarei dovuto andare in fabbrica a spiegare ai meccanici che cosa aveva pensato, perché lui non aveva una presenza quotidiana in fabbrica. Per sfuggire da quelli che erano gli argomenti commerciali, si era fatto uno stabilimento a Concorrezzo, che è la periferia di Milano, un ufficio amministrativo di contabilità a Milano, sempre a Milano in città, però la sede commerciale l'aveva da un'altra parte, quindi in un altro ufficio a Milano, perché non aveva piacere di incontrare né clienti né rappresentanti. Li incontrava solo per risolvere problemi di natura contrattuale e qualche volta, e lo faceva arrabbiare molto, problemi di qualità. Quindi questo era l'uomo Breitner. La sua filosofia di produzione era quella di attingere velocità, già allora. Lui aveva nelle sue linee di produzione, aveva inserito dei bobinatori di riser, e riusciva a raggiungere velocità altissime perché il confezionamento lo faceva esternamente. Aveva il pallino del palanello. Lui diceva che le membrane dovevano avere un palanello alto, dovevano essere nere e lucide. A tutto c'è una spiegazione. Il palanello alto è perché evidentemente era nemico del polietilene e voleva tutto polipropilene. Ci costringeva a togliere i sacchi di polietilene dove era imballato la tattico quando arrivava, dovevamo toglierlo e buttarlo via, insomma, una cosa che oggi non si farebbe mai. Le membrane, secondo lui, dovevano essere nere perché qualche volta, non è che usavamo, in quel momento avevamo negli anni 70 un gran bitume, i bitumi non erano quelli industriali, ma erano bitumi stradali, e quindi dipendendo dalla fonte di provenienza del greggio, qualche volta qualche colore autunnale lo avevamo, insomma le membrane avevano queste tendenze verdi amarognole, e lui diceva non va bene, deve essere assolutamente nera e lucida, e il fatto che la lucidità indicava proprio che la dispersione del polimero in bitume era una dispersione perfetta. Perché allora lui aveva dovuto anche crearsi un laboratorio, quindi strumenti di controllo della produzione. Io parlando con i vecchi definiamoli così, quadri, no? Che erano i responsabili di produzione, sempre quando lui c'era, loro mi dicevano che all'inizio, quando erano partiti, praticamente non avevano la possibilità di farsi un controllo di produzione in laboratorio, non c'era nulla, quindi si erano creati degli autocontrolli in produzione, insomma, dicevano che la mescola doveva filare, quindi avevano delle bacchette, io mi ricordo che vedevo nelle vasche di impregnazione delle bacchette di bachelite, loro le intingevano nella vasca, la sollevavano e per gravità quel filo si allungava e diventava un capello da bambola, insomma. Quando riusciva ad arrivare ad essere così, loro dicevano la mescola è buona. Alla fine poi prendevano anche un rotolo alla fine dell'uscita della produzione, no? Il bobinatore, lo sollevavano con un piede, come se giocassero a calcio, facevano rimbalzare questo rotolo per terra, se rimbalzava tre volte la membrana andava bene, se rimbalzava due era, fra virgolette, un sacco di patate. Quindi molto simpatica questa cosa, ma era un concetto dove gli stessi operai potevano controllarsi, perché la produzione insomma, usciva velocemente, insomma, quindi se non avevi un controllo immediato qualche problema poteva nascere.
Questo è l'uomo Breitner, insomma. Io ne conservo un grande ricordo perché ho vissuto con lui poco tempo. Lui ha venduto, io direi, a tempo, perché era un uomo che, quando l'ho conosciuto io, aveva 71-72 anni, cagionevole di salute. Non era in formissima, devo dire che dimostrava più anni di quanti ne avesse. E dopo 6 mesi di convivenza con me si è ammalato, io ho cominciato a frequentarlo a casa, gli portavo tutte le informazioni che voleva dell'azienda, della fabbrica, quindi mi aveva autorizzato a uscire dal laboratorio dopo 6 mesi, e però insomma dopo un anno e pochi mesi lo abbiamo perso. Certo, mi ha lasciato il suo sogno, il suo via pole, e io credo di averlo portato avanti perché mi sono dedicato totalmente, insomma, ho 48 anni di lavoro in questo settore. Quindi, poi hai fatto un bello stabilimento che è quello che hai alle spalle. Sì, l'ho fatto perché lì a Concorrezzo non era uno stabilimento molto piccolo, e quindi arrivando e crescendo con la produzione, la membrana d'altronde cresceva sul mercato, non ce l'avremmo mai fatta. Quindi di stabilimenti ne ho fatti più di uno, perché in realtà Basiano è stato il primo. Nel 78 abbiamo cominciato a crearci la nostra sede. Alle mie spalle vedete la fotografia, questa è Basiano. Poi nell'82-83, nel tuo libro lo dici, insomma, abbiamo voluto avvicinare il prodotto al mercato dove eravamo più presente, che era la Campania. Noi eravamo molto presenti Lazio e Campania allora, e quindi abbiamo fatto uno stabilimento in area Cassa del Mezzogiorno, vicino a Caserta, e lo abbiamo tenuto per molti anni. Ma la cosa che più mi stuzzicava è qui leggo al Brasile, dopo 10 anni di Brasile, ho fatto i miei primi 10 anni di età lì, quindi sono stato alfabetizzato in portoghese, ho imparato l'italiano con 11 anni di età, il Brasile mi è rimasto, insomma. E quindi nell'87 ho avvicinato... Sì, voglio aprire una piccola parentesi per ricordare che noi non, queste cose non le possiamo fare se vicino non abbiamo qualcuno che ci copra le spalle, insomma, no? In vetro asfalto dal 78 mi è arrivato un giovane chiamato Massimo Cosi, col quale ho diviso 42 anni, 40, continuo a dividere lavoro con lui, credo che ci stia vedendo, spero che ci stia vedendo anche lui stasera, e devo dire che tutte le volte che avevo qualche cosa da fare mi avvicinavo a lui e dicevo: guarda, mi devi coprire le spalle, cosa succede? Ho deciso di andare a aprire uno stabilimento in Brasile. Ma no, mi lasci solo, mi diceva, mi lasci solo. No, mi chiami in una notte, sono da te, domani vieni a prendermi in aeroporto. Quindi così, avendo la sicurezza, lui poi è un commercialone, una persona che si è dedicato proprio alla parte commerciale da sempre, quindi mi lasciava molto tranquillo, il resto era più facile da organizzare. Ho avuto fortuna, un buon feeling, perché il mercato brasiliano non aveva la membrana, quindi ho ripercorso la fatica che ha fatto Breitner nel promuoverla tecnicamente. Si entrava in Brasile solo tecnicamente, insomma. Io ero andato con l'intenzione di impermeabilizzare quello che esisteva. In realtà ho sbagliato tutto, perché non sono riuscito, non ho avuto successo sull'impermeabilizzazione di quello che esisteva, ma in realtà, proprio perché l'approccio è stato attraverso la progettazione, diciamo che tutto quello che veniva fatto nuovo veniva fatto con le membrane. Abbiamo tenuto questo stabilimento moltissimi anni, io ho fatto 25 anni di lavoro con loro, e poi all'inizio del 2012 abbiamo preferito cederlo a un grande gruppo americano che voleva investire in Brasile, perché non avevamo più le condizioni di investimenti, per noi sarebbero stati elevatissimi per quel tipo di mercato, un mercato immenso e soprattutto controllato da grandi gruppi. Era già presente Sika, abbiamo saputo recentemente che anche è arrivata anche Sopremà, c'era Saint-Gobain, c'era Vedacit, che è una famiglia brasiliana estremamente presente là. E questa è la nostra... Ti dovrei, devo richiamarti sul timing. Sì, va bene. Allora, permetti. Io spero che mi inviti ancora, visto che continuerai con questi incontri,
Invitami, posso, se è quello di fare una chiacchierata, con molto piacere, insomma. Io... Sì, devo dire che ti sei comportato molto bene. E no, poi... per quelli che, non, che ci vedono, io e Massimo Schironi abbiamo un rapporto frequente, insomma, noi ci sentiamo, lui è venuto da me in Brasile, ritornerà sicuramente, insomma. Certamente. Siamo amici anche di famiglia, quindi... Certo. Grazie per l'invito, chiamami ancora. Comunque sono qui con voi. Senz'altro, anche perché mi hai fatto fare bella figura, senz'altro. Bene, grazie Fabrizio. Chiederei l'intervento di Natalino al posto di Angiolino Novi, se lo metterei in scaletta in questo momento. Posso presentarlo dicendo, per quanto ne so, io Natalino non l'ho mai conosciuto direttamente, no. Ho sempre sentito parlare. Avevo un impegno di chiamarlo durante, poi non sono mai riuscito a chiamarlo, o perlomeno ho provato, non siamo riusciti a metterci in comunicazione. Per quanto mi risulta, o come è scritto io nel libro, poi se tu vuoi aggiungere e commentare, anzi meglio, quello che io ho detto nel libro, io più che altro ho iniziato gli anni Ottanta parlando della grande discesa italiana nel settore, nella produzione membrane negli Stati Uniti, con Danese e Gorgati che ancora negli anni 70 hanno cominciato commercialmente, e poi negli anni 80, 81, 82 hanno fatto i primi stabilimenti, Gorgati nell'81, nell'82 la Norbitumi, poi un americano con l'Asfalti Brydon nell'82, poi avete avuto un'esperienza negativa con l'ARC, ma siete stati molto attenti e ne siete usciti bene. E poi avete ripreso la vostra iniziativa, per quanto così ho tirato fuori io, negli anni 80 avanzati, quando a te hanno dato l'incarico, credo, di seguire gli Stati Uniti. E lì hai costruito la fortuna della Polyglass negli Stati Uniti. Se puoi dirci qualcosa di caratteristico di questa tua discesa negli Stati Uniti, sì. Cosa hai trovato e come ti sei trovato? Sì, volentieri. E intanto ringrazio Massimo Schiaroni per l'invito. E io non conosco quasi nessuno di voi, penso di essere stato a contatto nel periodo dell'Unimeb, credo sia negli anni fine 80, 90, con, sicuramente sentivo e avevo molto piacere di sentire sia Pasetto che Ugolini nelle parti tecniche. E ho imparato molto da loro, e noi avevamo una struttura ovviamente di laboratorio dove, come il signor Canepparle si è inserito, io e Giovanni ci siamo inseriti nel settore del laboratorio, nella parte diciamo delle fabbriche. Comunque, Natalino, se hai ancora qualche dubbio, ne devi ancora imparare qualcosa stasera, Ugolini, vedrai che ti... Sì, no, ma sempre... Sempre interessato a quello che dicono i tecnici. Io sono cresciuto, diciamo, con questa indole, nel senso che il papà e lo zio, come tu hai descritto nel libro, erano di indole, diciamo, sono nati come degli applicatori, poi si sono avventurati dentro la parte della produzione con delle scelte abbastanza anche, diciamo, avventuriere, di spirito imprenditoriale di quegli anni lì. Quindi noi, io e Giovanni, abbiamo seguito quella fase, diciamo, dagli anni 80, mezzi 80, fino a quando, dove tu nel libro dici che io ero il destinato agli Stati Uniti, in realtà ho scelto io di andare agli Stati Uniti, non mi ha destinato nessuno, ed era una voglia che avevo io con... Devo ringraziare soprattutto, e lo faccio pubblicamente, l'ho sempre fatto, sia nella mia disposizione, che è stata anche l'apporto di mia moglie, che ci ha fatto rimanere negli Stati Uniti, perché è venuta anche lei. Ci eravamo appena sposati e siamo arrivati negli Stati Uniti, una coppia giovane di matrimonio, senza figli. Abbiamo iniziato quell'avventura, diciamo, che il papà e lo zio avevano percorso per noi, ecco. E su questi momenti qua, ripeto, io sono cresciuto in fabbrica, sono cresciuto con all'epoca noi avevamo dei manager che gestivano con il papà nostri le aziende. Ho imparato molto, sicuramente li avete anche conosciuti,
c'era l'ingegner Stellin e il dottor Boccardo, nomi che probabilmente a qualcuno di voi non sono nuovi. E devo dire che siamo, io ho imparato la maggior parte delle parti per gestire le aziende da questi due signori qui. E la visione è stata trasmessa da parte del papà e dello zio. Il papà in particolare sui prodotti, tuttora quando io venivo a casa, perché venivo sempre a casa da diciamo dagli Stati Uniti, o lui ai primi periodi veniva a trovarmi e così via, abbiamo sempre parlato di prodotti, ma ultimamente negli ultimi anni quando tu l'hai intervistato, che mi aveva detto appunto che era stato intervistato, io ogni viaggio che facevo, le facevo due o tre all'anno per rientrare, diciamo, in azienda in Italia o al gruppo Mapei a Milano. Parlavamo sempre di prodotto, no? Sempre di innovazione, di cose che quando io gliele spiegavo quello che avevo intenzione di fare, lui mi dava una mano, mi dava un attimo la visione che aveva lui, e ci scambiavamo sempre queste idee. Quindi mio padre è sempre stato quel tipo di persona lì. E poi io volevo seguire un attimo il sogno americano, e così ci siamo trasferiti nei primi anni del 90 negli Stati Uniti. E da lì siamo cresciuti. Però, diciamo, devo dire, un'esperienza che rifarei, che sto facendo, che sto continuando, e con il sogno di portare le tecnologie delle membrane bituminose negli States, di produrre negli States, perché come avete descritto, come sono state descritte nel libro, ci sono stati gli imprenditori che hanno fatto questo passo, che ovviamente io ho conosciuto, non molto Marco Danese, però molto di più Rudy Bianchi, per esempio, e altri che hanno seguito, Danny Adair, che ha fatto la US Intech, che poi è stata venduta alla GAF, al gruppo GAF. E quindi quella parte lì dei primi anni sono stati molto di aiuto per Polyglass, per noi, quando siamo sbarcati, diciamo così, con la seconda avventura e con il posizionamento di uno di famiglia negli Stati Uniti. Devo dire che quando abbiamo, diciamo, abbiamo continuato, l'idea era quella di portare la modifica del bitume che esisteva già, però di cercare di portare delle soluzioni negli Stati Uniti. E una delle soluzioni che credo sia riconosciuta, diciamo, alla nostra famiglia, devo essere sincero, è l'introduzione delle membrane autoadesive negli Stati Uniti, perché nell'epoca del 1994-95 c'erano dei problemi per l'uso del cannello nei tetti di legno, in particolare nella parte della ovest degli Stati Uniti. E devo dire che noi abbiamo apportato delle soluzioni che hanno avuto il successo. Questo è stato il primo inserimento di una delle prime membrane autoadesive esposte all'interperie, che era una combinazione di quello che adesso è normale, penso un po' per tutti, fare una combinazione di due compound in una membrana, e da lì abbiamo iniziato a promuoverle come soluzione senza la torcia, senza il cannello. E lì è stata un po' la nostra, diciamo, siamo stati un po' i pionieri di questo segmento che adesso negli Stati Uniti è esponenziale ed è un segmento molto grande del mercato, la parte degli autoadesivi negli Stati Uniti. Con quella portare questa, diciamo, questa innovazione, abbiamo iniziato a costruire altre fabbriche. E la seconda fabbrica che abbiamo fatto era quella della Pennsylvania. Nel frattempo a darmi una mano è venuto non solo la Gianna, che Massimo tu hai visto e hai sentito. E l'ho sentita con tuo papà.
Esatto, è venuto anche mio fratello Lucio, che attualmente lui era parte dell'amministrazione, è diventato il director of finance, e adesso lui, sempre in azienda, è in quel settore lì, è director of finance della parte della USA. Quindi eravamo in tre, i fratelli che sono venuti negli Stati Uniti per portare avanti il progetto. E quindi con la Pennsylvania abbiamo, diciamo, siamo diventati un po' più, come si dice qua, national, e siamo diventati un po' più, con il piede un po' più, nel territorio statunitense, molto più ampio. E da lì abbiamo iniziato a crescere. Una delle cose che vorrei sottolineare, come famiglia imprenditoriale, abbiamo sempre cercato di portare avanti dei progetti con spiriti, diciamo, con le nostre capacità imprenditoriali italiane, con le idee italiane, e questo lo voglio sottolineare, perché anche la seconda fase, dove diciamo lo zio, che non ha potuto vedere la creazione della fabbrica della Pennsylvania, che dopo lui è mancato, il papà ha portato avanti sempre quel tipo di cultura su tutti noi, ok? E quello che poi è successo è che abbiamo introdotto altre tipologie di membrane sempre sul segmento degli autoadesivi, e abbiamo iniziato a fare anche il terzo stabilimento, che era quello della Florida. Poi per motivi vari che sono stati, diciamo, così probabilmente anche un po' conosciuti da tutto il settore, il papà e noi un po' tutti abbiamo deciso di vendere l'azienda. Quello che forse non è saputo è che il papà non ha mai voluto dare l'azienda o vendere l'azienda a qualsiasi o al miglior offerente. Abbiamo fatto delle due diligence con aziende abbastanza grosse, però l'accordo che lui dopo ha preso, e abbiamo preso tutti, ma soprattutto lui, è stato fatto con una famiglia, diciamo, di altri imprenditori italiani, che sono gli Squinzi. Con Giorgio Squinzi e adesso Marco e Veronica hanno conseguito e hanno portato avanti il sogno e la visione che era della nostra famiglia, che è quella di portare avanti le membrane e promuoverle non solo negli Stati Uniti, ma anche in altre parti del mondo, ma soprattutto in questo paese dove mi trovo adesso. Hanno voluto che la continuazione fosse ancora di questo tipo, ed è qui che c'è stato un po' il salto di qualità per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, su Polyglass americana, dove sono stati costruiti altri due stabilimenti per portare avanti questa, diciamo, innovazione. E alla fine, diciamo che la famiglia Zanchetta ha costruito i tre stabilimenti, che erano l'iniziale, quello di Reno, poi la Pennsylvania e la Florida. E con la famiglia Squinzi abbiamo costruito un altro stabilimento che è in Texas e poi uno in Arizona. Quindi in totale adesso abbiamo cinque stabilimenti che promuovono e portano, diciamo, l'innovazione del mercato delle membrane autoadesive. Noi, la membrana è ancora riconosciuta come un'invenzione italiana? Sì, sì. Caratterizza sempre per... Sì, sì, questa è una porta di tecnologia italiana, e su questo ci sono anche le idee che erano state anche, diciamo, frutto di studi fatti nell'azienda italiana. Non c'è dubbio. Va bene, Natalino, se pensi... Sì, diciamo che volevo concludere che, come diceva il signor Canepoles, anche a me piace sentire questi tipi di storie, perché no, voglio essere così sincero, che il libro che mi è stato mandato, devo sottolineare questo, mi è stato mandato dal nostro amico carissimo della Boato, Gino Pastorutti, me l'ha mandato lui,
non ero ben a conoscenza, sapevo che c'era un libro che stava venendo fuori, ma non avevo ben capito quando e come, e non l'ho letto ancora tutto. E devo essere sincero, ho ricevuto un link elettronico per leggerlo e l'ho già mandato al mio team Polyglass US, e quindi volevo dire che lo sto promuovendo e lo stanno imparando cosa vuol dire la storia delle membrane nata in Italia. Io ti ringrazio, Natalino. Volevo aggiungere una cosa, visto che tu hai raccontato della tua famiglia. Io mi ricordo proprio quando sono andato nel periodo Unimed, sono andato su da voi in Polyglass, e c'era proprio Boccardo e Stellin, e c'era tuo papà, e mi ricordo che tuo papà è venuto mentre io ero nell'ufficio di Boccardo e mi ha salutato, è venuto a salutarmi e mi ha dato, mi ha detto: tu sei di Torino, mi ha detto, a Torino abbiamo una sorella suora al Cottoletto. E mi ha dato una busta con dei contanti, e non so quanti ce ne fossero, ma la busta non era sottile, e mi ha detto: questa portala al Cotolengo a mia sorella. E io così ho fatto, mi ricordo. Grazie. Va bene, grazie Natalino, grazie del tuo intervento. Inviteremo ancora anche te, allora. Sì, volentieri, guarda, perché a me piace anche sentire dopo parlarne in questo paese meraviglioso che sono gli Stati Uniti di queste cose. Grazie. Va bene, ti ringrazio molto. E allora adesso passerei la parola a Giorgio Pasetto. Giorgio Pasetto, l'ho pregato di parlare del... lui è un imprenditore di successo sicuramente, non ha fatto solo alla Pluvitec, ma ha rilevato la Norbitum, ha fatto un complesso di aziende che oggi va sotto la holding Manco. Ma voglio dire, riparlare particolarmente di quando lui è entrato nel settore a fine degli anni 70, credo, no, inizio anni 70, no, fine anni 70, se non ho sbagliato, quando è andato a lavorare in Gedaco con un imprenditore molto simpatico che purtroppo è mancato molto presto, che era Covassi, che io ho conosciuto personalmente. Tutto quel periodo in Gedaco e il primo periodo in cui ha fatto le membrane, mi piacerebbe che ce lo circostanziasse meglio di come è stato scritto velocemente nel libro. Grazie Giorgio, a te la parola. Buonasera a tutti. Sì, io sono entrato nel settore nel 1980. Mi ha portato in questo settore Pier Giorgio Covassi, che aveva creato la Gedaco nel 1968. Uscendo dalla Norbitumi, dove era entrato perché era amico di Danese e lui aveva fatto l'agente ancora quando non si chiamava Norbitumi, ma quando si chiamava Cabivè. E infatti nel 1968 è uscito lui con due chimici e un meccanico, e hanno fatto prima una macchina di cartoni e poi la macchina per fare le membrane. Nel 1980, quando io sono entrato, la macchina c'era già e funzionava, ma in realtà ho dovuto scoprire tutto, perché io non sapevo, come ormai sapeva tutto il mondo, che il polipropilene attattico modificava il bitume. Io sapevo che il Vispol modificava il bitume, perché sono entrato lì che non sapevo niente del settore. E non sapevo che il Vispol fosse polipropilene attattico. Quindi, pur tardi, ma ho dovuto quasi quasi riscoprirmi anch'io il polipropilene attattico. Comunque, mi sono innamorato del settore grazie a tutto quanto mi ha raccontato il signor Covassi. Lui era un confronto continuo e giornaliero, e anche prima della notte, perché spesso e volentieri lasciavamo la Gedaco che erano le 11:30, e chiacchieravamo in continuazione magari di fronte alla sua macchina accesa, che stava accesa anche 2-3 ore, e continuavamo a raccontare. Era un'enciclopedia, è stato lui a raccontarmi tantissime cose che un po' sono sentito dal signor Canepele, che poi ho conosciuto nella Polyglass, conoscendo anche il signor Romano e il fratello. E un po' mi ha segnato un po' anche quello
che io ho cominciato a studiare e credere e poi crescere piano piano nella mia testa. Lui aveva un grande concetto e un grande amore per le scelte che aveva fatto l'Inter. Da sempre, siccome in quel periodo gli inizi delle famose membrane che erano chiamate anche guaine in quel periodo, si parlava del biarmato e del monoarmato, lui si era schierato pienamente con il monoarmato, che era la scelta che aveva fatto l'Inter. E proprio era tutto per quell'azienda. Poi gli piaceva la scelta che l'Inter aveva fatto della qualità, gli piaceva che il prodotto più prestigioso che aveva, che è riconosciuto anche oggi un po' dappertutto, il Paralon, avesse l'Agrema. E quindi mi ha fatto studiare questi prodotti sia nel bene che nel male per cercare di imitarli, perché per lui la qualità era questa cosa. E poi ho avuto la fortuna, per conto mio, di conoscere il dottor Gagno, che era a quel tempo presidente del gruppo dei tecnici, e con il dottor Gagno e con l'amico Augusto Ugolini avevamo fatto un sacco di riunioni ristrette, stavamo anche 2 o 3 giorni a Milano per fare riunioni, perché ne avevamo una attaccata all'altra, riunioni che ci hanno portato a mettere a punto le varie normative, sia le OATC che quelle UNI, i metodi di prova per verificare la qualità e le prestazioni delle membrane, per dare appunto i valori di queste prestazioni. Quante volte abbiamo dovuto costruirci le apparecchiature, e con le apparecchiature appena costruite facevamo delle prove che erano tutte teoriche, e poi ci accorgevamo che non portavano nessun risultato, che dovevano essere completamente cambiate. E questo era il grande lavoro che abbiamo fatto io, Ugolini, e sotto gli insegnamenti del dottor Gagno. Ma tutto questo ho potuto farlo perché appunto Pier Giorgio Covassi credeva che questa fosse la qualità e che questo doveva essere il futuro della GEDACO. Scusami Giorgio, ti solo faccio un'osservazione. Speriamo che non ci senta Gorgati sul monoarmato, perché se no ma sono scelte che aveva fatto lui. Io oggi la penso leggermente diversa, perché anche il biarmato, come del resto la PP e l'SBS, sono tutti dei signori prodotti e hanno le loro prestazioni e la loro grande dignità e bontà, ma sono prodotti completamente diversi. Allora era tempo di guerre, la PP contro l'SBS, certo. Oggi io non la penso, e penso quasi tutti che non la pensano, perché l'SBS è ottimo per certe cose e la PP per l'altro. Lo stesso il biarmato come il monoarmato. Ci sono vantaggi e svantaggi, però era un credo che allora proprio si andava via con la bandiera, il monoarmato dal biarmato. Era proprio così. Era proprio... Qualcuno faceva la prova che si spezzava in due o che non si allungava, e invece il monoarmato durava, però c'è da dire che sul capannone forse nel tempo funzionava meglio lui di monoarmati. Certo. Ma questo ci è voluto tempo a capirlo e tutti abbiamo dovuto crescere. Certo, certo. E questo certo. Fa parte della storia. Certo. Comunque, sempre per tornare al mio titolare, per Giorgio Covassi, ha fatto di tutto per farmi crescere, perché mi ha portato subito a dei congressi a Londra, in giro per l'Europa. Non c'era congresso, non c'era fiera dove non andavamo, e ci andavamo assieme. Andavamo a visitare i laboratori anche dei vari produttori dei polimeri, sia SBS che APP o laboratori importanti, proprio per cercare di imparare qualcosa. E mi ha permesso di crescere in tutte le maniere. Non c'era niente che non poteva o che fosse troppo costoso per non comprare in laboratorio o in fabbrica, perché quello che riguardava la GEDACO costava niente. Lui
lo voleva tutto. Tanto è vero che credo già nell'82 io ho potuto fare una relazione a Bologna dove ho presentato tutte le foto delle attrezzature di laboratorio che rispondevano alle normative di allora famosa normativa UNI che aveva regolarizzato le membrane e molti si sono stupiti perché molti parlavano ma nessuno aveva neanche visto queste attrezzature. Molti dicevano che avevano laboratori ma avevano al massimo un chimico, non il laboratorio. E io, grazie a tutti i soldi che aveva investito Covassi, ho potuto far vedere quasi tutte queste attrezzature. Attrezzature anche prestigiose per quel periodo, perché avevo il microscopio per poter vedere la dispersione di polimeri. Avevo un viscosimetro che era un viscosimetro particolarmente interessante, costosissimo, ma che ho sempre avuto, che anche oggi uso in laboratorio perché secondo me è indispensabile per seguire la qualità. E altrettanto abbiamo fatto in fabbrica, andando a comprare in Italia o anche all'estero, a parte di attrezzature e degli impianti, proprio perché dovevamo essere all'avanguardia di tutto. Come aveva detto, mi ha fatto piacere sentire il signor Canepele, anche in Gedacco c'erano i diffusori per il polipropilene atatico. Quando sono arrivato io ce n'era uno piccolo da 100 quintali verticale. Poi ne abbiamo costruito uno enorme da 300-400 quintali orizzontale. Questa è stata una storia che comunque non mi ha convinto del tutto, tanto è vero che quando poi nell'88 ho fatto nascere la Pluvite ho seguito altre maniere più ormai diventate consuete per tutti, ho tralasciato i fusori, sono andato avanti fondendo direttamente nel bitume i vari polimeri. Poi cosa abbiamo investito tanto? Tanto è vero che nell'85 abbiamo comprato, lui non ha neanche fatto in tempo a vederla in moto, ma abbiamo comprato una linea con due vaschette per iniziare a fare tutto quello che poi è stata la storia delle varie spalmature. Già nell'85, in gennaio dell'85, abbiamo montato in Gedacco una linea con due vaschette. Accidenti. Tutto questo è stata una grande esperienza per me che mi ha permesso poi di portare questo nell'88 avanti quando ho fatto nascere la Pluvite, perché nella prima linea non avevo soldi e mi sono limitato a una vaschetta, ma nel 95 ho fatto una linea con addirittura tre vaschette e nel 95 ho cominciato a fare autoadesivi, termoadesivi, rifacimenti e il diaframma stradale che dopo è diventato tanto in moda per tutti. E li ho fatti sempre dicendo la tecnologia del Plura, perché era le varie tecnologie di vari strati, di vari passaggi nelle varie vaschette. E in questo periodo sempre Covassi mi spingeva a provare di tutto, quindi ho vissuto anch'io, come avranno vissuto tutti, l'Extra Trevira famoso che sembrava l'unico poliestere che funzionava. Massimo Tempo. Sì, Giorgio, c'ho sulle spalle c'ho la Gisella che... Va bene, finisco immediatamente. Comunque, ecco, io avevo anche conosciuto l'Axo, che è stata la prima a fare le armature composite, le varie Rompolain, l'ORV, che era diventata anche mia socia. Sì. E poi abbiamo cominciato crescendo a comprare le varie società, perché abbiamo comprato la COIM, diventata l'Arebit, la Norbitumi nel 2013, perché era l'azienda da dove, almeno qui a Verona, siamo nati tutti quanti e mi sembrava la più storica, eccetera, e anche la Ghirotto per fare pannelli acustici. Va bene, dai Giorgio. E la mia storia, ovviamente, ci sono come tutti, vi ringrazio per il tempo che ci avete dato e per aver ascoltato tante cose interessanti,
e ci vediamo qualche altro. Ci vedremo ancora. Ti ringrazio Giorgio del tuo intervento, della tua esposizione. Come ti ho detto, ci sentiremo ancora e restiamo sicuramente in contatto anche per la vita di tutti i giorni, tra l'altro. E passo la parola ad Augusto Ugolini, che okay, la grazie. Cui esperienza ne ha fatto il tecnico di ieri, di oggi e il tecnico di domani. Quindi ci farà una dotta disquisizione su tutta la storia sua di vita di tecnico nel settore delle membrane bitume polimero. In particolare se mi sottolinea la parte più antica, la più storica, visto che è partito in Norbitumico. Certamente, certamente Massimo. Sarò prolisso. Ecco, vai. Vi vediamo tutto. Vedete tutte le immagini? Sì, anche la tua fotografia. Allora, quando eri più giovane. Vi parlerò del meraviglioso mondo di Aderì, no, del bitume. Allora, la mia vita lavorativa inizia nel 70 con Norbitumi, in cui erano soci Danese e Carlon, che provenivano entrambi dalla loro precedente fabbrica, la Cabivè, dove anche Covassi aveva lavorato. La seconda parte della mia vita lavorativa è nata nel 78 con solo Carlon, e dove ero anche proprio fondatore. Bene. Che non mi parte, aspetta la via, eccola qua. Facciamo un po' di storia. Il settore nel 70 stava cambiando. Noi producevamo cartonfietri bitumati e la Norbitumi aveva una buona produzione. E quindi dal multistrato con i cartofetri bitumati, per chi appunto non è del settore, che vedete rappresentato a questa immagine, si è passata alla membrana incollata a fiamma. È stato un cambiamento epocale. Queste sono le famose caldaie che produceva Fabrizio Canepele, eccole qui. E chi allora, c'erano ditte storiche di una certa rilevanza in Italia che producevano i cartoni bitumati, anche storiche come la gamma Ruberoid. Guardate che nei primi del Novecento Ruberoid era sinonimo di cartonfetro bitumato, si diceva compro il Ruberoid. Ma chi non riuscì a seguire questa evoluzione, questa anzi direi rivoluzione, purtroppo fu destinato alla chiusura. Una digressione filologica. Il termine allora si chiamava guaina e nel settore ancora tutti la chiamano guaina, almeno gli asfaltisti. Il termine membrana, che si usa più nelle normative, è stato, perché lo stesso Breitner la chiamava nel quaderno numero 7, il suo via Paul lo chiamava guaina. Si deve dare merito alla Strazza con una lettera che inviò alla commissione edilizia nel 71, commissione edilizia dell'Uni, a chiedere di cambiare il nome da guaina più correttamente membrana. Anzi, ricordo sempre il compianto dottor Gagnor della Imper, che mi riproverava sempre: ma non si dice guaina, ma guaina, giustamente in italiano. Il mondo del bitume, vi dicevo, il mondo del bitume è meraviglioso, le infinite applicazioni e come tutte le cose, a me piace l'archeologia, piace la storia, piace la pittura antica, e quindi dalla storia si impara sempre. Io ho imparato il bitume dai manuali di 80-90 anni fa americani, ancora ce ne sono dei manuali interessanti, adesso l'ultimo che vi ricordo è della Shell, dove si vedono tutte queste applicazioni e guardate che si impara sempre. Se vedete certi documentari, le cose, si impara sempre. E usi appunto i più strani, tipo quello dei piatelli. Sapevate che i piatelli bituminosi, i piatelli del tiro a volo fino a poco tempo fa, li facevano con un bitume filerizzato, fragile. Ecco, il mondo del bitume poi, voi giovani credete che sia solo il bitume distillato
perché le vostre cosiddette guaine le facevate con quello. Io invece vengo dal mondo del bitume ossidato e anche poi del distillato. E il mondo del bitume ossidato è molto più ampio, anche se scuote la testa, Massimo. No, scuoto perché questa diapositiva l'hai aggiunta, non era nel programma. Non era nel programma, ma infatti ti ho accennato. Vedete i vari usi, perfino il nostro Signore ci ha detto impermeabilizza l'arca di Noè con il bitume. Allora c'era il bitume giudaico, no? Un bitume naturale che sgorgava dalle viscere della terra. Ma anche nella guerra è stato usato il bitume, nei lanciafiamme, il primo lanciafiamme, la famosa fuoco greco, era base di bitume e zolfo. Non lo sapevo. Bene, sono contento. Ecco, allora vedi che sono appassionato di archeologia, lo testimonia questa statuetta che vedete in questa immagine, che ha più di 3.000 anni, l'ho trovata da un commerciante tanti anni fa, ho speso una cifra pazza, e è in alabastro, ma vedete, ha 3.000 anni, i tratti, i disegni delle mani, del volto, sono fatti con bitume giudaico, lo stesso che si usava per mummificare e per impermeabilizzare i sarcofagi, questo ne è un esempio, quell'immagine, questo è del Museo di Torino, dove proviene Massimo. Ma anche un uso gastronomico il bitume, anzi il metodo di cottura è il famoso gigot à bitume, cioè è un cosciotto di agnello cotto nella caldaia del bitume, nelle caldaie di canepele. E ancora in uso è una tradizione di fine cantiere, di festa di fine cantiere che gli asfaltisti francesi fanno ancora oggi. Se andate su YouTube e cliccate gigot à bitume, qui vedete dice gigot à bitume, cliccate YouTube e vedete come si fa. È buono, eh? Ecco, torniamo a noi, la Norbitumi. La Norbitumi, vediamo, spero che perdo gli appunti. Allora, nel 70, io sono entrato, nel 71... già avevano ordinato una linea boato, che è la seconda linea boato della storia. Se poi secondo boato una parte era stata fatta in Irca, diciamo. Credo che avevano anche ordinato il fusore del polipropilene atatico, tipo quello, credo fosse dello stesso costruttore che l'aveva fatto per Breitner. C'era il fusore e 3 mescolatori orizzontali. Norbitumi allora faceva anche il bitume ossidato e le emulsioni bituminose per fare gli asfalti a freddo. Allora sono entrato lì, io venivo da un'esperienza ospedaliera, lavoravo nel laboratorio di centro trasfusionario, non sapevo niente di bitume. Mi ha introdotto in questo mondo Carlon, che ha una grandissima volontà, mi aveva procurato tanta letteratura tecnica, mi aveva insegnato a fare il palanello in laboratorio. Purtroppo noi a quel tempo, sì, le prime volte siamo riusciti a comprare direttamente il polipropilene dalla Montecatini di Terni. Poi, costretti dal monopolio della Interchimica, dovemmo comprare il Bispol, che aveva caratteristiche molto variabili. Tanto è vero che in ginocchio pregavamo la Perotti di concederci il l'attatico della Chemilinz, che mi pare fosse una sussidiaria della Montecatini, diciamo Chemilinz austriaca, che ci dava un attatico che per flessibilizzare d'inverno il Dispol. In quei tempi, sono stati tempi proprio per me molto significativi dal punto di vista di introduzione alla conoscenza dei polimeri, li abbiamo provati di tutti i tipi, dai lattici di neoprene, di policloroprene, che avevo provato dalla Bayer, ai copolimeri etilenbutilacetato, etilenbutilacrilato, è la base del Lucovit, anzi, giusto che c'è presente Natalino Zanchetta, a quei tempi, credo 82-84, la Poliglas aveva fabbricato una linea per l'estrusione, che era un granulo già di etilenbutilacrilato, già mescolato bitume.
fare il butile acrilato direttamente senza bitume perché economicamente non era interessante. Purtroppo la BASF, che allora era produttore, non ha voluto concedermelo. Intanto, giusto un altro aneddoto, l'etilene, il copolimero etilenvinile acetato, la Derby fece una produzione in quegli anni. Purtroppo il pallanello era basso rispetto al butile acrilato, 85 gradi, e i rotoli, che era, il materiale era bello, interessante, sembrava proprio un foglio di plastica, però i rotoli immagazzinati a sole si afflosciavano, facevano il cosiddetto, nel gergo del settore, il piede d'elefante, e dovettero lasciare quest'uso. Nel 70, 71, 70, No, 72. Nel 72 andai con Danese alla Montedison perché ci proponevano gli scarti di Dutral, difficilissime da disperdere nelle attrezzature che voleva darci la Montedison. Magari lì hai trovato Novi. Probabilmente sì, io dopo Novi l'ho incrociato dopo, più tardi, probabilmente anche quegli anni. So che ho fatto una visita nei loro laboratori a Ferrara. E appunto ci proponevano sto Dutra che ce l'ha proposto a noi e al settore stradale. Era difficilissimo in quella forma, erano sì, una pezzatura grossa, difficilissimi da disperdere. Più tardi sono riuscito a trovarlo, a farmelo macinare in poche parole, e in qualche uso sono riuscito a usarlo verso la fine degli anni 70, 76, 78 per flessibilizzare il polipropilene attatico. L'SBS in realtà l'avevamo già pronto nel 72, solo che erano in grani grossi, si dice in grumi, no? Grams, i macchinari, i dispersori, gli agitatori orizzontali delle Norbitumi non riuscivano a disperdere, restavano un mucchio di grumi. Ecco, verso la fine degli anni 70 anche in Orbitumi qualcosa con l'SBS si è fatto, però noi producevamo anche membrane da appiccare a fiamma a base di bitume ossidato. Cioè, per quello che dico, il bitume ossidato è un mondo anche lui. Adesso certi bitumi che c'erano allora, che avevo allora, io avevo in laboratorio una serie di vasche dove mettevo le diverse tipologie di bitume. Erano 10-15 a disposizione e a quel tempo c'erano anche i bitumi super ossidati, flussati praticamente con oli di raffineria, erano plastificati. C'era il famoso 100 bara 40, 110 bara 30. Con quelle tipologie producevamo una membrana da applicare a fiamma, tipo, ecco, chi è del settore, chi è vecchio del settore, tipo Icopal. Idrovilla drip, villa drip. Esatto, a base di polverino di goma e un profumo di SBS in polvere, no, perché insomma costava anche, è un profumo di SBS. Però appunto avevamo in Orbitumi quella problematica di miscelazione che è stata risolta dopo usando i mescolatori verticali che ci aveva dato Boato in index. Infatti dico, perché usare quegli orizzontali? Io in laboratorio ci do tutti i verticali. E mi viene bene le mescole, perché dobbiamo comprare ancora quelli orizzontali? Infatti c'era stato un momento di sconcerto all'apertura della Indes. La Norbitumi produceva una guaina, si chiamava Duna, scusate, vado avanti qua col bottone, parliamo di armature di quei tempi. La membrana armata vetro, sì. La mescola era bella, ma l'armatura era insufficiente. Noi che venivamo dal mondo dei cartoni, vivevamo a contatto con gli applicatori che facevano tre spalmature, quattro spalmature e tre strati di fogli. Sì, d'accordo, erano bitume armati, tre foglie di armatura armati vetro, non uno. Capite che noi infatti come Norbitumi, il Duna, non l'abbiamo proposto mai in monostrato come hanno fatto altri. Per i capannoni che dopo ci sono stati i loro guai, dopo i loro guai. Ma la proponevamo assieme alle spalmature ancora. Solo quando, infatti, l'avete visto quella stratigrafia qui che vedete qui, è capitolato Norbitumi, ma il Duna era in mezzo agli altri strati. Scusate.
solo con l'avvento del poliestere ci si comincia a ridurre il numero degli strati. Prima con noi normitumi, prima abbiamo iniziato evitando la diarmite che faceva il diarmato. Allora il non tessuto non è entrato direttamente nel nostro settore, ma proveniva dal settore stradale. L'ingegner Filomarino lo stava sperimentando sulle piste sperimentali della società Autostrade a Pomezia. Ne abbiamo parlato nel libro, ne abbiamo parlato. Avete parlato, benissimo. Però era spessori, cioè grammature grosse, difficili da impregnare, mentre biarmando il prodotto si possono usare grammature molto più basse e si usavano in genere poliesteri cosiddetti da fiocco. Nel 72, ricordo, sono stato a una fiera del Dacumbamba, sono bellissime fiere del settore allora, e visitando, così girando per i corridoi, vedo uno stand di un produttore tedesco che non c'è più, la Westermann, e che invitava i convenuti a passeggiare su una membrana tesa, a mo' di passerella tibetana, no? Di ponte tibetano, tesa fra due tubi di metallo. No? Confermo perché lo vidi anch'io. Eh? Confermo perché la vidi anch'io. Io ricordavo che fosse Andernach, ma tu dici che era un altro. Era la Westermann. Andernach, okay. No, non aveva quella lì, proprio era il padiglione della Westermann. Va bene. E allora lì, nella stessa fiera, c'era anche la Ext. Avevo visto che avevano scritto in fianco piccolino dalla Westermann Trevira, e allora ho preso per, non sapevo l'inglese né il tedesco, ho trovato Carlon nei corridoi della fiera e l'ho portato alla Ext. La Ext non importava ancora in Italia, però ci siamo assicurati l'esclusiva per l'anno dopo, mi pare. E quindi la prima membrana monoarmata ha dimostrato anche certa resistenza. Fa conto che siamo partiti, se ben ricordo, dal 330 grammi, si bitumava bene, non aveva bisogno del vetro per la stabilizzazione. Dopo pian piano... Augusto, ti abbiamo dato l'esclusiva solo per il Veneto, però, secondo me. Ah sì? Beh, allora... Perché il Piemonte aveva dato un'altra esclusiva. Erano bugiardi gli acchi. Allora... Beh, ma due nazioni del resto, no? Lo sapete che noi veneti, sì. Ci accusano di essere leghisti, ma non è vero. Noi siamo della Liga Veneta, non della Lega Lombarda. Vero. Allora, ecco, il Trevira si impregnava bene, meglio del Colbond del olandese. E pian piano dal 330, dopo pian piano abbiamo usato il 250 fino ad arrivare al 180. Dopo, E poi ancora scendere. Quindi il problema della stabilità dimensionale era stato affrontato in quegli anni, no? del poliestere. Ecco, un'innovazione che avevo fatto in Normitumi era quella, perché noi avevamo la macchina di cartone che faceva di tutto, era una macchina riser attrezzata bene, era una bella macchina per quei tempi, moderna, aveva le stazioni di sabbiatura, di ardesiatura, no? Si poteva fare, si facevano i cartoni granigliati, i vetri vetro bitumati granigliati, era una cosa normale, di normale produzione, facevamo perfino anche i famosi prodotti per l'isolamento acustico, i bisugarati, i sugarati, si faceva un po' di tutto su quella linea. Era a fianco della linea Boato, e dico, beh, tiremo una derivazione, cioè tiratemi un tubo che mi butti in vaschetta la mescola PP. E però ho dovuto prima siliconare i rulli di rinvio, quando la membrana ardesiata usciva con la faccia sotto calda, non c'era la vasca d'acqua, e allora si spruzzavano con getti d'acqua, si spruzzava la faccia interiore della membrana. Questo in pratica, involontariamente, perché segnavamo la faccia inferiore come la membrana della Derby, che era raffreddata così. Sì, certo, buccia d'arancia veniva. La faccia inferiore butterata come la faccia inferiore della Derby. Pareva una guaina della Derby. Tanto è vero, un altro aneddoto,
che Gorgati, che era attentissimo sull'evoluzione del mercato, venne alla Norbitumi a chiedere l'esclusiva proprio per quel prodotto. Allora considerate che era un po' una bestemmia fare una guaina che dicevano che era inalterabile nel tempo a vista, no? Così nera come era, al massimo gli mettevano una vernice alluminio, ma non sempre, e fare una membrana così come ardesiata era considerata tecnicamente una bestemmia allora. Dopo però ha avuto fortuna anche quel prodotto. Ritmo. Senti, no, io non so se... sì, vabbè, vedi un po', perché secondo me sei ancora molto indietro nell'esposizione. Volevo dirti, ma non è il caso, chiedo anche, faccio una mozione d'ore, non è il caso di dividerla in due, magari riprenderla, perché io vorrei fare un altro webinar sui produttori degli anni 80-90 e poi un altro sui produttori che sono legati alle multinazionali. Magari questa, non so, per non farti... fare le cose velocemente adesso. Vedi tu, insomma. Ma io cerco di andare veloce perché sinceramente, Massimo, anch'io io devo lavorare. Io sì sono in pensione, ma lavoro ancora per la Index. Non è che abbia molto tempo. Ma ti pagano, sì. Sì, qualcosa mi danno, dai. Fanno morire di fame. Va bene. Vado avanti, sì che mi paga. Allora, beh, non vi parlo della mia vita normativa. Ve ne ha parlato Pasetto, con Pasetto e il dottor Gagnol avevamo un gruppo ristretto che si chiamava, ti ricordi Giorgio, Capaug, Gagnol, Pasetto, sì, ci siamo capiti in modi diversi, ma anche quello lì. Andiamo alla maturazione, ecco, questa è la storia di Indes. I due soci, Danese e Carlon, si sono divisi e quindi devo dire è nata Indes. Indes si è connotata principalmente per una forte azione di marketing voluta da Carlon. Si è concretizzata con una serie di azioni, cioè sia per innovazione di prodotti continua, cioè mi ricordo Carlon mi sollecitava sempre, non ha mica fatto un nuovo prodotto. Quest'anno abbiamo nuovi prodotti, quindi cercava sempre l'innovazione nei prodotti, ma non solo l'innovazione nei prodotti, un altro modo per ampliare le produzioni, le applicazioni, è quello di diversificare magari lo stesso prodotto in settori ancora incogniti. Per esempio, dopo vi farò vedere la diversificazione che può portare anche quello, come si dice, fatturato. Dopo si è ampliata anche in altri campi, nell'isolamento termoacustico, negli impermeabilizzanti liquidi, nei prodotti cementizi e nel settore stradale, come vi ricordava prima Pasetto. Ecco, un'altra azione che faceva di marketing era la comunicazione con i clienti, e quindi abbiamo costruito un auditorium con una scuola di posa, vedete la sala convegni, sì. E questo è stato anche questo un forte... motivo di quello che è successo. Certo, ma tutto questo aspetto commerciale di marketing del dottor Carlon è stato riconosciuto, tant'è che gli abbiamo fatto la nomination per gli anni 80, proprio grazie in omaggio a questa sua attività. È stata un'azione trainata sul piano marketing. Che eravamo sempre sotto stress perché non ci mollava mai, anche per fare tutte queste azioni. Purtroppo mi martellava tutta quella letteratura tecnica che avete visto prima, che ho dovuto fare. Diceva, signor Colini, bisogna fare i capitolati, questi capitolati, no, me li ha commissionati in quegli anni, i primi anni della Indes. Ma poi tutto il resto continuava a chiedermelo, quindi la sua azione è stata costante e ha decretato poi il successo della Indes. Non ho dubbi, avendolo conosciuto nel periodo Derbit in cui abbiamo gestito io Canepele e esatto. La Derbit, non ho dubbi che fosse martellante. Martellante, ma è decretato, bisogna andare in mezzo, è decretato il successo di Indes. Però credo che tu adesso tu debba accelerare la tua e arrivare presto alle conclusioni. Allora, abbiamo ancora gli aspetti tecnici.
Nel 79 Indes propone la prima membrana SBS applicabile a fiamma. Guardate che allora il bitume SBS era diffuso in Francia, ma in spessori prodotto come un semplice velovetro bitumato con bitume SBS, e quindi veniva usato con le spalmature di bitume ossidato. Tant'è vero, noi importavamo membrane autoprotette alluminio dalla Gerland, oggi si chiama Exter, e loro avevamo contatti fra i laboratori. Ciò che mi hanno criticato, mi ricordo, ma come l'applicazione a fiamma si degrada il ecco, adesso è usuale applicare a fiamma in Francia, noi facciamo anche i prodotti per quel paese, spessori da 2,5 mm, l'asta era 4 mm, quindi vedete come poi alle volte ci sono certe credenze, e quindi ha decretato fatto un forte interesse quella membrana. Ecco, Pasetto si ricorderà che a quei tempi, lui per primo, mi pare, aveva comprato il microscopio ottico. Adesso qua c'è la maturazione della conoscenza. Dall'empirismo dei primi anni, dall'empirismo di quegli anni, le aziende, ripeto, mi ricordo gli scambi di pareri tecnici, per me il Pasetto, si è andati a capire com'è la struttura del bitume, come avviene la modifica. Bisogna che il polimero riesca a fare la cosiddetta inversione di fase, cioè quando quindi la mescolanza, anche se il polimero costituisce l'ingrediente minoritario della miscela, riesce a fare una miscela, una lega, anzi la chiamerei veramente lega polimerica, in cui costituisce lui la fase continua e quindi dà lui le caratteristiche alla membrana. Cioè una membrana praticamente è cugina delle materie plastiche. È una materia plastica, diciamo, flussata con bitume. Solo se si raggiunge questa struttura, però, la membrana avrà durabilità, caratteristiche interessanti. Altrimenti si resta... non è interessante. Ecco, questi... mi ricordo che avevamo io e Pasetto che appunto avevamo studiato queste strutture. Questa struttura ci è servita, questi studi ci sono serviti per le raffinerie, perché purtroppo le raffinerie fornivano bitumi senza valutarne la compatibilità con i polimeri. Loro facevano il bitume stradale al loro interesse. E noi soffrivamo, noi produttori di membrane, a quei tempi, perché la qualità alle volte era incostante, non era data, o ci continuava a variare la percentuale di polimero da usare per ottenere una guaina sufficiente. Questi studi ci hanno aiutati e abbiamo appunto informato, scambiato, mi ricordo i primi sono stati quelli dell'AGIP, perché ci potessero fornire dei bitumi più adatti, prendessero conoscenza del problema. E quindi questa è stata anche questa una svolta di bitume industriale. Oggi le raffinerie lo producono con maggior attenzione per questi Massimo, meglio, molto meglio di una volta. Questi studi ci hanno portati anche ottimizzare. Che di raffinerie ce n'è rimasta solo una che produce. Adesso questa qua fa titola il bitume con il polimero noto e ci sa dire il punto di inversione che è caratteristico di ogni bitume, per cui sai a che percentuale avrai la mescola, l'inversione di fase, capito? Quindi una volta compravi quello che c'era. Ecco, questi studi ci hanno portati a ottimizzare le formule. Una volta prendevi polipropilene e lo scioglievi nel bitume, avevi la fortuna tu, Massimo, di poter accedere al polipropilene di Ferrara, dovete comprare il Vispol, che è anche quello era incostante. Ma io andavo in processione dalla Santa Donna a Terni e poi andavo direttamente a Ferrara con il camionista. Tornando a Pasetto, che voleva imitare il tuo paralo era buono perché avevi la fortuna di comprare da Ferrara. Bravo. Bravo, bravo, ma io con la 128 andavo a Ferrara, partivo da Torino e poi andavo a Terni. A me,
A me mi ha portato Danese a Ferrara con una Citroën DS e io soffrivo il mal di macchina, ovvero macchina lì, dovevo farlo fermare ogni 50 km. Senti Augusto, adesso abbiamo il problema della Bertini che ci vuole assolutamente riportare all'ordine. Cosa facciamo? Avete già parlato di altri prodotti? Bravo, bravissimo. Ma non è vero. Ascolta, Augusto, ma perché non proviamo la parte proprio tecnica a riprenderla, soprattutto sui materiali? Perché noi sulle macchine e i materiali dobbiamo tornarci. Mercoledì prossimo abbiamo di nuovo la produzione, ma poi un po' più avanti, quindi non mi dire che non troviamo un altro quarto d'ora per questi approfondimenti. Non so, quanto hai ancora, Augusto, da parlare? No, adesso qui siamo andati un po' sulla, chiamiamo la chimica dei polimeri, non c'è molto. Guarda qui, adesso la collaborazione con Polite per stabilizzare il poliestere, loro Bene. collaboriamo con loro per fare il loro rinforzato vetro. Me la ricordo bene. Si riservarono Che vi è l'esclusiva. andato l'esclusiva per 6 mesi. Esatto, ma eravamo detto un anno, dopo ci siamo fregati, E vabbè. beh, vorrei vedere. Vedere, vabbè. Ecco qui un esempio, ecco, di innovazione come ricerca di nuovi campi di impiego. Perché se voi guardate le membrane adesiate, anzi scusate, faccio una parentesi, le membrane nere, alle volte venivano usate dagli asfaltisti e avevamo notato che le mettevano sotto i coppi. Ha detto, ma scusa, perché non usi la membrana ardesiata che ci puoi mettere la malta e la malta si incolla bene e non ti scivolano più i coppi? E abbiamo venduto la membrana ardesiata. Poi abbiamo messo su un impianto dove accoppiavamo gli stelli di isolante alla membrana, anche lì abbiamo accoppiato quella e quindi siamo entrati dal mercato dell'edilizia industriale che allora era di 60 milioni di metri quadri, ci siamo aperti verso un mercato 180 milioni di metri quadri, che era quella dei tetti inclinati Sugli dell'edilizia. accoppiati forse c'era già la Fopan, devo dire. Scusa? Sugli accoppiati forse c'era già la Fopan. No, ma non era tanto per l'accoppiato, è per la membrana adesiata. Dopo era anche accoppiata all'isolante. No, no, noi avevamo messo quell'impianto, sì, c'era già Fopan, altri anche, credo. Vale. Dicevo, era la membrana ardesiata che l'abbiamo messa sotto coppo. Si è aperto il mercato del sottotegola, che anche questo ha dato i suoi frutti. Questo voglio dire, non tanto dell'accoppiamento, capito? Poi, scusa, parlando di membrane, beh, c'è l'attaccatura. Abbiamo fatto un sistema innovativo per attaccare, distribuendo omogeneamente il tacco, i rotoli non si incollano più. E in più è distinguibile anche dopo anni, tu sai che è un prodotto index. Dopo abbiamo fatto l'engineering assieme alla Rack & Druse, alla Rack & Druse americana, abbiamo ceduto il nostro know-how. Ne abbiamo parlato nel libro. Lui al Limido ha visto solo la UBE, mentre No, ma nel libro abbiamo parlato degli altri investimenti americani. ecco, a proposito, una curiosità, se mi senti ancora Natalino Zanchetta. Certamente. Ecco, mi saluti per favore Lou Grub. Eh sì. Lou Grub è il vostro, se non sbaglio, responsabile di ricerca e sviluppo. È stato il mio primo allievo a quando abbiamo venduto la tecnologia alla GAF Yes. dell'Indiana, aveva uno stabilimento nell'Indiana, credo, non mi ricordo più, era nell'Indiana, sono vicino Evansville, mi pare, vicino lì. Sì, te lo saluto tanto, mi parla quasi sempre dell'esperienza fatta con Hendrix. Allora, vendevamo il know-how, in realtà a noi non interessava niente vendere la macchina, a noi interessava fare la prevendita dei rotoli perché la legavamo a know-how, era quello l'interesse. E quindi venivano i chimici prima a imparare un mese, 20 giorni in laboratorio, i chimici e gli addetti alle macchine. E poi andavamo noi a fare le start-up, quindi abbiamo installato la GAF, la Owen Corning, parti della Owen Corning, parti di macchina, la Genstar, e poi abbiamo fatto anche la Bitec in cui l'Index era anche socia, adesso è stata venduta.
Dopo abbiamo sviluppato una nuova linea su disegno e qua è entrato Limido a lavorare da noi. Limido è entrato e su disegno noi abbiamo commissionato lui delle idee che avevamo sulle membrane, e qui torno a dire con gli autodesivi, perché anche abbiamo fatto appunto una vasta impalmatura per gli autodesivi, e tutta questa linea, compresi i fusori, le cisterne, è stata finanziata dal Ministero dell'Industria, con la legge 46. E nascono allora le membrane composite. Ecco qui il contratto con la UBE, dove c'era anche Limido. La UBE è una ditta di industria chimica giapponese, una bella industria grossa. Protea 2 è la prima membrana composita che produciamo, la pelle superiore in APP e poi l'SBS sotto. Abbiamo fatto anche altre versioni, che non produciamo più, qualcuna forse ogni tanto su commissione, Flexa 2 e Lata 2. E la prima, ecco, vedete, alle volte anticipare troppo l'innovazione, anche quella non va bene. Nel 91, quando appunto avevamo fatto l'autoadesivo, si chiamava allora Adering. Però, dovete pensare che a quel tempo il tetto era cementizio, no? Non era ancora sceso la copertura in legno dalle montagne, dove allora ancora stazionava. Devo proprio chiedere di chiudere adesso. Volevo non farlo, però... Massimo, volevo non farlo, ma devo proprio chiedere di chiudere. Ma scusami, questo tanto la relazione la mettiamo su, la metti su. Certo. Ecco, la trovate lì, quindi certo. Chi vuole informarsi la trova lì. Ecco. Sì, Augusto, io chiedo per favore, ma in generale a tutti, se avete dei documenti, di mandarli, perché vengono comunque a livello di documento inseriti nel sito. Va bene, Augusto, io ti ringrazio, mi scuso dell'interruzione, la tua finale lo troviamo sul sito della BEMA, membranebitumepolimero.it. Dove segniamo le ultime parti delle innovazioni sulle membrane. Sulle membrane, esatto. Ma mettiamo tutta la relazione. Ma tutta la relazione è importante. Allora, io vi ringrazio, poi passerò la parola a Massimo, comunque io davvero vi ringrazio e vi prego, qualsiasi idea e qualsiasi documento, di mandarcelo, perché ci aiutate molto nel nostro lavoro. Grazie ed è stato bello rivedervi. Non faccio altro che ringraziare tutti quanti. Grazie Fabrizio, grazie Natalino, grazie. Grazie Augusto e grazie Giorgio. Piacere di rivedervi, ciao. Alle prossime, ciao. Arrivederci.